È di 276 vittime e circa 300 feriti l'ultimo bilancio dell'attentato avvenuto sabato a Mogadiscio, una doppia esplosione in cui un camion è saltato in aria prima fuori dal Safari Hotel in pieno centro e una seconda nel quartiere della Medina della capitale. Un attacco non rivendicato, anche se la polizia segue la pista dei terroristi islamisti di Al-Shabaab legati all'Al-Qaeda dal 2012. Una situazione che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore a causa dell'emergenza negli ospedali dove mancano attrezzature e medicinali. Uniamoci tutti nella lotta al terrorismo, ha detto in un discorso al Paese il presidente somalo Farmaggio, che sta minacciando la nostra pace e stabilità. Dimentichiamoci delle differenze, ha esortato il capo di Stato, che ha anche definito l'accaduto una lezione per il Paese. Non è la prima volta che gli Shebab colpiscono Mogadiscio, anche se questo rappresenta l'attacco più grave da quando è iniziata l'insurrezione. Dopo il controllo del centro e del sud del paese, il gruppo ribelle punta adesso alla capitale.